Silvio Berlusconi attende Strasburgo. Sì, perché a Strasburgo c'è la Corte di Giustizia Europea. È a novembre, eh? A novembre la Corte di Giustizia Europea decide se Berlusconi deve tornare o non deve tornare in Parlamento. A novembre, cari amici. Intanto, questo dicono i sondaggi, questo è il Corriere della Sera odierno, vedete cari amici? Sabato 9 settembre 2017, Corriere della Sera, e questo è Nando Pagnocelli. Il centro-destra stacca PD e Movimento 5 Stelle. E quota 35% anche con Gustone, e Berlusconi batte Salvini. Cioè, non solo il centro-destra supera il PD e supera il Movimento 5 Stelle, ma dentro il centrodestra, Silvio Berlusconi supera Matteo Salvini, perché Matteo Salvini dice da tanto tempo che il leader del centrodestra deve essere quello che ha più voti. Berlusconi ha più voti di Matteo Salvini. E vedete, cari amici, potremmo definire Silvio Berlusconi l'intramontabile, l'intramontabile. Ci sorprende sempre quest'uomo, cari amici. Adesso c'è a novembre, siamo in settembre, 7 ottobre, ancora circa 2 mesi, e si deve pronunciare la Corte di Giustizia Europea per stabilire se in Italia è stato compiuto un errore nei confronti di Berlusconi oppure no. Cioè, l'errore è stato quello di allontanarlo, cacciarlo dal Parlamento per via di una certa legge, mi pare, la legge Severino. E vabbè, staremo a vedere. Adesso le sorprese arriveranno da Strasburgo, per questo che il mio video è intitolato E Silvio Berlusconi attende, aspetta a Strasburgo. Quindi, cari amici, circa questa vicenda ci risentiamo quando si pronuncerà la Corte di Giustizia di Strasburgo. E per il momento resta questo sondaggio, che è allo stato attuale. Il centrodestra stacca il PD e anche il Movimento 5 Stelle. E poi Silvio Berlusconi batte Salvini. Ma chissà come stanno le cose a questo mondo, cari amici, ma questa è la situazione. Per cui io glielo dico sempre a Luigi Di Maio, glielo dico sempre, Luigi Di Maio, cerca di conoscere i desiderata del popolo sovrano, e io glieli faccio conoscere a Luigi Di Maio i desiderata del popolo sovrano, perché io sono questo qua, vedete, questa è la mia storia della filosofia, un po' stoica e un po' cinica. Ok, cari amici? Aspettando Godot, no, aspettando Strasburgo. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.